Uomini e Donne News, Esther Glam contro Paolo, i complimenti ad Angela e Marianna. Uomini e Donne News, contro Paolo anche l'ex corteggiatrice Esther Glam, sui social il messaggio di supporto alle rivali. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi ha fatto molto discutere il pubblico a casa e quello dei presenti alla registrazione. Dopo l'arrivo in studio di Mariano Catanzaro, il nuovo tronista, la discussione si è subito spostata su Paolo Crivellin. Quest'ultimo, infatti, a diversi mesi dall'inizio del suo trono, ha dichiarato di non sentirsi pronto per fare una scelta. La cosa ha deluso molti e le persone che hanno avuto qualcosa da ridire al riguardo non sono stati solo gli opinionisti della trasmissione, ma anche le sue corteggiatrici. Angela e Marianna, infatti, dopo uno scontro accesso con Paolo, hanno preferito lasciare lo studio. Il tronista è allora rimasto solo in trasmissione ma, nonostante ciò, ha preferito non correre dietro a nessuna delle due ragazze. A dire la sua opinione al riguardo, qualche minuto fa, è arrivata anche Esther Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin. Nonostante la rivalità con Angela e Marianna l'abbia spesso spinta in passato a prendere le distanze dalle corteggiatrici rimaste, oggi Esther si mostra solidale con queste ultime e, anzi, a loro fa addirittura i complimenti su social. Uomini e Donne, il messaggio di Esther Glam dopo la trasmissione. Mi state invitando tantissimi messaggi su cosa ne penso della puntata, scrive Esther Glam in una storia su Instagram. Al di là della competizione che ci può essere lì dentro, complimenti a Marianna e ad Angela che hanno dimostrato di avere dignità e carattere. Ma Esther, invece, che cosa pensa di Paolo Crivellin? Non ho più interesse a parlare di decisioni che presi tempo fa e di cui vado fiera. È stata un'esperienza bellissima, e virgola che mi ha dato modo di mettermi in gioco al 100. Per questo motivo, conclude poi la stessa, sarò sempre contenta di aver partecipato.